Non avrei bisogno di chiedere, il libro di Michele Cioffi presentato al terzo appuntamento di Avellino Letteraria, la rassegna ideata da Anna Maria Picillo in programma Villa Mendola. Un viaggio emozionale e introspettivo all'interno dell'animo umano, raccontato e vissuto attraverso una raccolta di frasi, pensieri e aforismi e da un percorso di capitoli autobiografici che accompagna il lettore nello sviluppo di un pensiero positivo sulle possibilità dell'uomo di poter cadere, ma nella l'assoluta necessità di rinascere più forti e convinti dei propri mezzi. L'arte del donare a 360 gradi è un'idealità, oggi non succede praticamente mai, no? La capacità di dire vado in mutuo soccorso del mio amico, di mia moglie, della mia compagna, di mia figlia, non perché loro me lo chiedano, ma perché io sento, amandoli, che loro possano vivere un momento di difficoltà. Io ho vissuto, provo a vivere la mia vita in questo modo, non sempre ci si riesce, è chiaro, eh? Perché non siamo Superman, però il mio concetto di donare è appunto questo. E quindi ne ho fatto poi un audiolibro che ho dedicato gratuitamente alle 128 sezioni italiane dell'Unione Italiana Ciechi, con la quale collaboro da sempre, e quindi sono usciti fuori 2 milioni di audiolibri in giro per l'Italia, e da lì poi uno sviluppo incredibile di La cose. rinascita, dunque, è il tema centrale di Non avrai bisogno di chiedere, che restituisce l'idea del donarsi, dell'andare sempre in soccorso degli altri, un invito a non arrendersi e coltivare i propri sogni. L'autore ha realizzato dalla scrittura anche un cortometraggio dal titolo Il privilegio dell'ultima onda, già in concorso ai festival cinematografici di Sorrento, Cannes, Roma, Torino e Los Angeles, ed una rappresentazione teatrale che abbraccia musica, teatro e pittura dal titolo Se ascoltato, il cuore cura sempre.